Ciao ragazzi, ciao ragazze di YouTube e di Facebook, io sono Luce, cartomante carte napoletane. Allora, oggi vado a fare un video sugli incontri, un video per chiedere appunto alle mie carte napoletane se ci sarà un incontro con la persona che ci interessa. Quindi un incontro visivo, vediamo poi dalle carte se lo incontreremo per la strada, se lo incontreremo, comunque se ci sarà un incontro, voglio chiedere, e anche quello che proverà questa persona vedendovi, ok? Allora, ho già fatto i miei soliti tre mazzetti per capire la vostra situazione attuale, quindi vado a mettere nel primo mazzetto l'ametista, nel secondo la fatina e nel terzo mazzetto vado a mettere il riccio. Allora, adesso vado a chiedere appunto la risposta alla domanda e poi andrete a scegliere il mazzetto. Quindi, se ci sarà un incontro per chi guarderà questo video con la persona a cui pensa. Quindi, se si incontreranno queste persone, se ci sarà un incontro anche sessuale, un incontro da qualche parte in giro. Comunque, se si vedranno, se queste due persone si vedranno. Allora, andiamo un attimino a vedere intanto questa stesa, che durata ha, per andare a chiedere anche più o meno i tempi. Allora, 4 mesi, ok? Una durata di 4 mesi dal momento in cui voi vedete, partendo dal momento che voi vedete il video, 4 mesi, ok? Allora, adesso con questo vado a chiedere, con questo ultimo mazzo di carte napoletane, vado a chiedere che cosa prova questa persona, che cosa prova dopo questo incontro o durante questo incontro, qual è l'emozione predominante nel cuore di questa persona vedendovi. Ok, allora, primo mazzetto è fatto, adesso vado a finire di mettere anche le altre carte, così poi possiamo iniziare. Allora, mazzetto 2. Cosa prova quando vi vede? Ok, adesso il mazzetto 3. Allora, vi ricordo che faccio anche consulti privati perché è scritto ovunque, però mi viene sempre posta la domanda. Mi potete scrivere su WhatsApp per un consulto privato personalizzato. Vado su appuntamento. Il numero è 348 90 37 862. Ok. Allora, l'ultimo mazzetto, il terzo, vediamo che cosa prova quando ci vede. Ok, perfetto. Allora, i mazzetti sono fatti. Io inizio, penso che avete già scelto, però magari sto un attimo in silenzio così potete scegliere il mazzetto che pensando alla persona che vi piace di più. Quindi il primo all'ametista, il secondo alla fatina, il terzo al riccio. Allora, iniziamo subito con il primo mazzetto che è contraddistinto dalla pietra dell'ametista. Ok? Allora, andiamo subito a vedere intanto la vostra situazione attuale, come siete messi. Allora, qua mi si apre proprio con la carta dell'amore, però è come se non state in coppia con questa persona qui. Vedo un allontanamento e vedo che ci sono problemi, problemi proprio a ritornare. Potrebbe
Potrebbe essere una persona con cui avete una storia, avete avuto una storia, ma che si è un po' allontanato. Io lo vedo uno che non sa tanto gestire l'impegno. Non sa tanto gestire l'impegno di coppia, l'impegno a livello sentimentale sto parlando, eh. Questa è la situazione del primo mazzetto, quindi comunque vedo un allontanamento, una distanza tra di voi, ma più che fisica, qui non è tanto una distanza di chilometri, secondo me. È proprio un po'. L'amore c'è, soprattutto da parte vostra, credo, ma è proprio come se questa persona forse non si vuole impegnare, legare veramente. Allora, andiamo a vedere se ci sarà un incontro. Allora, tiro in mano le c'è un'altra donna. Allora, io qua non vedo un incontro visivo, ok? Io vedo che voi parlate con questa persona. Pensate di parlare. Sono parole anche abbastanza pungenti, nel vostro pensiero. E purtroppo mi esce un'infedeltà, un'altra donna, vedete? C'è proprio l'infedeltà, l'altra donna. Quindi forse avete conosciuto o state messaggiando e scrivendo con una persona impegnata. Vedo che lui forse si è allontanato perché non vuole avere problemi nella sua vita quotidiana con quest'altra. E comunque ci sono dei messaggi, forse organizzate, diciamo, si parla anche nei messaggi, ma ci dobbiamo vedere, che ne so, tale giorno sarò in questo locale, vieni, non vieni, però io qua più che dialogo, messaggi non vedo, ragazze, ragazzi. Andiamo comunque a fare la domanda, visto che non mi è uscito l'incontro, non vado a fare la domanda cosa prova quando mi vede, a sto punto vado a fare cosa prova quando messaggiamo, quando parliamo. Vediamo un po'. Prendiamo una decisione. Mi esce uno che fa tante parole, però a fatti qua siamo un po' scarsi. Lo vedo. Vedo voi che non sapete più cosa fare, nel senso il vostro pensiero è proprio vicino alla carta del non saper gestire la situazione, a volte anche del pentimento, e vedo proprio che avete dei pensieri confusi, ostacolati. Di conseguenza non sapete bene gestire questa persona. Secondo me è una persona che chiacchiera ma che poi non agisce. È una persona, sinceramente, detto proprio senza peli sulla lingua, che credo vi stia facendo perdere un pochino del tempo, ok? Quindi, allora, io non vedo incontri nei prossimi 4 mesi con questa persona e sinceramente vedo che parla, 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 parla. È da tempo che lui parla, o lei. Però qua concretezza non ce n'è. Andiamo avanti con il secondo mazzetto, quindi con la fatina, andiamo a vedere la vostra situazione attuale. Allora, qui c'è un'attesa, qua c'è un momento di osservazione. Non credo che. Io credo che in questo momento siete in silenzio, quindi è come se. Io non vedo dialogo tra di voi qua, in questo secondo mazzetto. Forse c'è uno spiarsi su WhatsApp, su Facebook, su Messenger. Guardare la bacheca, guardare lo stato di WhatsApp, io vedo un'osservazione, un guardare, un osservare, però sinceramente c'è proprio la carta, vedete, c'è il miglioramento, silenzio, c'è proprio il silenzio, è come se è meglio stare in silenzio. Questa è la situazione vostra attuale.
è un metodo buono così perché credo che almeno per chi si ritrova comunque può anche capire se ha scelto la situazione giusta. Quindi abbiamo visto che c'è silenzio tra di voi. Vediamo un attimino se ci sarà comunque questo incontro, perché io credo che quello che vedevo prima nella situazione attuale era un guardare i social, ma potrebbe anche essere un'attesa nel vedersi. C'era proprio il due di denari che in quella posizione mi segnalava, a parte che era questa la stesa, però comunque giusto per essere corretta, il due di denari mi segnalava proprio l'osservare, il guardare, ma anche il vedersi. È proprio la carta che mi indica il guardare gli occhi, ok? E potrebbe anche essere un'attesa di vedersi, però c'è un silenzio o c'è stata una discussione e quindi c'è un non parlarsi al momento. Ok, andiamo avanti, vediamo, abbiamo detto se ci sarà questo incontro, se vi vedrete. Ma vicino a voi vedo un altro uomo. Ma potrebbero parlarmi di estero. Proprio fuori dall'Italia, di estero, in qualche modo questa persona, non lo so, potrebbero essere due cose. O che lui pensa all'estero, non so per quale motivo, deve viaggiare all'estero, o non lo so, mi esce l'estero, come potrebbe essere una rottura in una casa, quando una persona va via da una casa. Io non vedo qua però l'incontro. No, mi escono sempre problemi, problemi nel dialogo con questa persona qui. No, io vicino a voi vedo un altro uomo dove comunque ho anche la carta dei rapporti, quindi non vedo che incontrerete questa persona qua. Forse questa è proprio una persona con cui avete chiuso ogni sorta di dialogo e potrebbe essere una persona invece che vi osserva sul computer o sul telefono. Però io vicino a voi vedo un altro uomo, vicino alla carta anche proprio del sesso, dei rapporti. Quindi io non vedo incontri qua. Vediamo un po' questo cosa prova lui, perché lui o lei naturalmente sono stese generiche. Qua ci sono altre persone, qua cosa prova? Qua mi esce anche un'altra donna. Quindi io penso che sia proprio una relazione chiusa definitivamente. Potrebbero esserci proprio, non lo so, una separazione, un avvocato di mezzo. Io comunque la vedo una storia. La vedo una storia chiusa, vedo una storia dove voi state con un altro, lui sta con un'altra e di conseguenza l'unica cosa che mi potrebbe uscire è questo spiare sui social, però io non vedo assolutamente un incontro tra di voi, no. No. Poi mi dite nei commenti che cos'è questa situazione del secondo mazzetto, ma a parer mio è proprio una storia finita, dove voi avete altri compagni, lui ha altre compagne e non c'è dialogo, non ci si parla, no, io vedo questo. Allora, andiamo a vedere il terzo mazzetto, il riccio, la vostra situazione, quindi la domanda, la vostra situazione attuale. Mamma mia, allora.
Ma qua mi esce il vostro pensiero qual è? Probabilmente siete state lasciate e di conseguenza vi sentite molto sole. E probabilmente la rottura penso che l'ha decisa lui. Qui non pensate a una notizia, io vi vedo molto ferme e molto sole. Per il terzo mazzetto, sinceramente, vedo un po' una sofferenza dovuta, una sofferenza mentale, quindi proprio del pensiero, dovuta appunto a questa rottura. Io vedo che lui pensa al passato, a delle persone del passato. Io non so se sono parenti, figli, ex moglie. E lui vedo che guarda verso il suo passato. E invece voi siete proprio lì da sole, ferme. Cercate probabilmente ancora delle notizie riguardo a questa persona qui. Andiamo a vedere se ci sarà questo incontro. Allora, è un legame karmico. Allora, qua è un casino perché è veramente un casino. Non vedo l'incontro, ragazze, purtroppo. No. No, non vedo che vi vedete, proprio l'incontro faccia a faccia. No, se nel primo mazzetto mi usciva il dialogo, i messaggi, le parole, nel secondo mazzetto mi usciva il guardare, lo spiare nei social, una percentuale di voi per il secondo mazzetto poteva anche benissimo essere la videochiamata, ma io non credo, io credo più che era proprio uno spiare su Facebook, uno spiare lo stato di WhatsApp. Qui nel terzo mazzetto proprio zero, perché qua mi esce proprio un allontanamento. C'è proprio della rabbia, vicino alla carta dell'amore o anche la carta della rabbia. Probabilmente magari voi potreste anche scrivergli qualche messaggio, ma prese dallo sconforto, dall'emotività e dalla rabbia. Non vedo. Se lo fate, diciamo, se manderete questo messaggio in preda all'impulsività e alla rabbia, non otterrete niente, perché quel che vedo io è proprio purtroppo un ritorno alla solitudine e anzi, questa persona potrebbe anche bloccarvi, quindi vedo proprio poi delle notizie ostacolate. Io no, non Non vedo incontri qua nel terzo mazzetto. Vediamo un attimo questa persona che genere di sentimenti. Che genere di sentimenti prova. Allora, non inizio il messaggio. Qui potrebbe essere anche due opzioni. Un ex compagno, c'è cioè un avvocato di mezzo, vi deve dare un qualcosa. Di conseguenza è come se lui aspettasse questo documento, ma è contento di aver chiuso, di non sentirvi purtroppo. E l'altra opzione è come se questa persona si aspettasse un vostro messaggio, lo vedo molto sicuro di sé, si aspetta che prima o poi voi comunque vi fate sentire. Non è un mazzetto positivo, questa è una persona molto forte rispetto a voi. Molto decisa, io vedo che non vuole parlare, potrebbe anche approfittarsi di voi in qualche modo. Essendo così convinto di quello che voi provate, potrebbe anche addirittura comunque in qualche modo approfittarsene. Quindi io direi
di fare attenzione a questa persona qui del terzo mazzetto, ok? Non mi sembra. Mi sembra molto, molto scaltro. Quindi occhio, ok? Per questo video, ragazzi e ragazze, è tutto. Io farò prestissimo e a brevissimo altri nuovi video sicuramente. E vi mando un abbraccio a tutti. Vi invito anche a seguirmi alla mia pagina Facebook se vi fa piacere, naturalmente, che si chiama come il canale. Ciao a tutti e grazie mille, Luce.